Senta, ma invece a proposito di coalizioni e elezioni europee, se Meloni e Tajani alla fine dovessero candidarsi, Salvini potrebbe fare un passo indietro o è un no definitivo? Questo lo dovete chiedere al segretario della Lega Matteo Salvini. Io dico che ognuno deve decidere all'interno del suo partito se candidarsi o no. Salvini è una persona seria, fa il vicepresidente del Consiglio, il ministro delle infrastrutture, il segretario della Lega, farà una campagna elettorale come suo solito fare, pancia a terra in mezzo alle persone, e quindi la candidatura di Salvini è una candidatura che per la Lega in questo momento può anche farne a meno, perché Salvini comunque la campagna elettorale la fa e ha tante cose da fare, ha tanti progetti in testa e farà tante cose prima delle europee. Poi gli altri decideranno per gli altri, non è che siamo noi a decidere in casa degli altri. Cioè, figurati se ti spaventa la candidatura del Presidente del Consiglio nel suo partito. Noi faremo la nostra campagna elettorale sui nostri temi, sicuramente la Lega in Europa non farà mai accordi, patti e alleanze con i socialisti. Ursula von der Leyen sicuramente non è un riferimento per la Lega oggi e non lo sarà domani. E certe normative di Bruxelles sull'ambiente, sul lavoro, sull'immigrazione hanno, anziché rafforzato e creato futuro per gli europei, hanno impoverito l'Europa. Quindi noi faremo una campagna elettorale sui temi, senza guardare gli altri, senza aver paura di nessuno. Siamo la Lega, abbiamo una classe dirigente che è tra le migliori in Europa e quindi faremo ancora una volta vedere che la classe dirigente della Lega affronterà l'Europa a testa alta sui contenuti e non su quello che succede in casa d'altri.